insisteva a non capire delle cose che noi dicevamo. Poi alla fine si è riservato di prendere una decisione. Adesso io mi riservo probabilmente anche di denunciarlo. Visto che, oltretutto, mi diceva l'avvocato Cerchiara, che verrà sicuramente, uno degli avvocati del nostro sindacato, in Forquadri, che l'Italia è stata penalizzata dall'Europa per non aver l'unico paese europeo per non aver messo in pratica la legge sulla responsabilità dei magistrati. Quindi non solo truffati, non solo in mano a un'organizzazione a delinquere, come si chiama la magistratura nazionale italiana, lo ripeto, e questo verrà messo in circolazione con i nostri video, se qualche magistrato vuol venire qui, venisse qui e mi dicesse qualcosa, anzi mi venisse anche incontro fuori di campo, non aspetto altro, guarda, veramente. Stamattina, lo dico con la massima tranquillità, vedere quella faccia da stronzo che non riusciva a capire perché non conosceva le norme del diritto bancario, che si impuntava, no? Che si impuntava, dice ma no, ma qui, ma se non conosci le norme come fai a capire qual è il tipo di contratto? Imbecille. Hai capito? No, poi con la controparte che siccome nella causa che io sto facendo è venuto il mio supporto anche Assoconsumatori, la controparte diceva che io non potevo essere considerato consumatore. No. Ma quello esiste il no, io vi dico queste cose non perché mi va di sfogarmi, vi dico queste cose come propedeutica a quello che dirò dopo. Perché qui noi viviamo in un clima di delinquenzialità totale, cioè il delinquente la fa franca comunque. Con questa classe di magistrati è più che ovvio. Allora, insistevano a dire, attenzione, che io non devo essere considerato un consumatore. Allora, esiste il diritto al consumo, che è un diritto a sé, no? Allora, il diritto al consumo contempla i rapporti tra le banche e i cittadini. Quindi come non posso essere tutelato da un'associazione di consumo in nome del diritto al consumo? No? Delle norme relative al trattamento. Allora si tratta di una banca che mi ha fatto un decreto ingiuntivo senza aver portato la documentazione. Se spingiamo il microfono è meglio perché lui ci sfonda le orecchie. Sì, sì. Ci sentiamo tutti con questa banca che mi ha fatto un decreto ingiuntivo senza portare. Però adesso non abbassare la voce. Adesso parla a bassa voce. No, mettilo al microfono. Meglio, senza portare la necessaria documentazione. Noi gli abbiamo esibito tutta una serie di sentenze. No, scendi dopo. Noi gli abbiamo esibito. Parla un po' più forte. Noi abbiamo esibito tutta una serie di sentenze della Cassazione. C'hai la cassa di sopra. Le ultime sentenze della Cassazione, indotte tra l'altro, tra gli altri, dal sottoscritto e dalle cause che noi a suo tempo avevamo fatto, dicono che se tu non porti tutta la documentazione banca, non puoi chiedere i soldi per niente. Cioè, voi vi rendete conto in che clima noi viviamo? Allora voi andate a parlare con un medico italiano di base e gli andate a dire certe cose, lui ti dirà, come non lo sapeva, allora perché ti comporti in maniera contraria, scusa? Perché obbedisce solo a quello che dice l'industria farmaceutica? Qual è questo rapporto di dipendenza? È incredibile. Ma questo rapporto di... È la sindrome di Stoccolma. Sì. Un'altra forma di sindrome di Stoccolma. Sì, e di Shanghai. Allora, anzi di Chicago, per stare meglio nei termini. Allora, entriamo subito nel merito della questione. La questione oggi, parlando di problemi della salute del cittadino, tra l'altro istituzionalizzati in Italia, il Servizio Sanitario Nazionale, laddove in altri paesi, soprattutto i paesi anglosassoni, che sono quelli che vogliono imporre le loro norme anche ai paesi latini, che sono su una base completamente diversa, la legislazione necessariamente dipende sistematicamente da un sistema di coercizioni di cui l'esempio tipico è stato proprio quello del Ministero della Sanità. Dopo, se scappa un po' di tempo, c'è qui una rivista
che ho scovato tra le mie vecchie riviste, questo è nel 92, ci sono tutti i retroscena del caso Cronasial. È scritto in maniera eccezionale. Allora, il caso Cronasial è conosciuto da molte persone. I nostri amici qui, molti dei nostri amici qui lo conoscono perché lo sanno, ma la maggioranza del pubblico nemmeno se lo immagina. Questo Cronasial hanno fatto delle porcate che la gente nemmeno se lo immagina. Il problema sussiste ugualmente, perché io salto di palo in frasca e così non annoio gli amici, e sussiste ugualmente anche il problema di Bella. Un problema di Bella è quello che ha poi provocato la defenestrazione di Rosy Bindi, no? Più bella che intelligente, no? Ha detto una persona che se ne intende, un esteta, no? Sgarbi ha detto giustamente, Rosy Bindi è più bella che intelligente. Ma è vero, lo vogliono far presidente, non è che non fanno presidente della Repubblica in sostituzione di Napolitano. Tra tutti e due, non è chi sia più intelligente, chi sia più onesto. Lei fu defenestrata perché con la sua grande intelligenza non riusciva a contenere la pressione della ribellione del popolo italiano che aveva finalmente capito di essere truffata. Fu sostituita da un uomo di fiducia dell'industria farmaceutica, volle veronesi, il medico che tutti si invidiano, tutto il mondo si invidia, tu ti senti invidiato di essere concittadino di veronesi? No, ti senti onorato di essere invidiato. No, allora uno va, che ne so, va nel Borneo, no? Dice, come sei fortunato. Io sono quello del veronese. La prima risposta è ah, che vuoi da me? Siamo stati l'uomo dell'industria farmaceutica. Potrei fare tutta la storia che la conosco. Siccome ho portato alcuni libri, perché è mia abitudine, in un certo modo documentare quello che dico, perché è bene che gli amici sappiano che non dico delle fesserie, non invento niente, la documentazione c'è e questa deve servire anche come ulteriore documento. Cioè, esiste la documentazione, no? Ma è come se non esistesse. Allora, questa ci deve far capire quali sono i meccanismi di carattere sociologico. Prima lì con un amico parlavo di una cosa importantissima, come vengono a stabilirsi a livello di un certo popolo, delle consuetudini, dell'abitudine, eccetera, che partono da un qualcosa e poi arrivano assolutamente a qualcos'altro, quella cosiddetta medicina popolare, che è molto importante poterla studiare, perché di lì derivano molte cose, no? Mi si parlava appunto di quelli che per avere fortuna si mangiano, per me era una novità, assolutamente una novità, si mangiano il cuore di un petiro, di una rondine, ad esempio, no? E appunto lui, no, lo dica perché è interessante, no? E dice, se mio marito ha fatto fortuna perché ha mangiato il cuore della rondine. Sono cose che persistono a tutt'oggi. L'interferenza, attenzione, l'interferenza di queste credenze o credulità con la credulità di base della medicina ufficiale è la stessa. Assolutamente. È lì che nasce veramente l'interferenza fondamentale, per cui tu sei portato a credere delle cose per consuetudine paesana, di paese, locale, provinciale, regionale, quello che ti pare. E su questa si innesta il fideismo passivo nei confronti della medicina ufficiale. Scusa, cioè, ma sono 2000 anni della religione cristiana, dice niente. No, 2000 anni di religione cristiana ha convalidato per questioni di potere, per quello che c'era che parlava prima del Papa, eri tu, chi era che parlava del Papa prima? Ah no, eri tu, che sì. Allora, io ho più volte dichiarato nelle nostre video interviste che questo Papa è un maschio dominante. Allora, voi andate a vedere qual è la figura del maschio dominante nelle razze di Bracco, no? Cervi, caproni e quant'altro, e delineate la figura di questo Papa, quello che c'ha più è un maschio dominante. Quello che c'ha più corna di solito. Sì, corna, quello che ti pare. Laddove il precedente era invece un maschio recessivo. E non a caso io ho citato l'ultima fotografia in cui si è presentato questo bravo personaggio, che si è presentato con questa tonalità, ma c'aveva la cuffietta, che sembrava proprio una madre badessa.
E quindi i ruoli sono questi. Se noi li andiamo a vedere in termini di sociopsicologia, qui abbiamo un componente di vetta di quella cultura lì, e lui lo può confermare. Questo è il classico papa maschio dominante, e quindi tutti i suoi comportamenti sono relativi a questo. Non può un maschio dominante non può essere vegetariano. C'è poco da fare. Perché deve essere carnivoro. Scusa. Guerriero. Guerriero, la tigre. Aggressivo. Aggressivo. Ma non è aggressivo. Accidenti, non è aggressivo. Non è aggressivo quello. Poi te lo dico, in separata serie. Allora veniamo un po' alla lettura di queste cose. Vi faccio vedere. Abbiamo fatto una bella che devono servire come documento. Abbiamo fatto una bella denuncia anche a lui. E iniziamo con questo, la vita in vendita, da cui leggerò due frasi. La prima è molto bella perché è del grande Nietzsche, Federico Nietzsche, che dice... Edizione? Questa sono edizioni Lindau. Lindau? Sì, è abbastanza recente comunque. La vita in vendita, sì, è abbastanza recente, sarà 3 o 4 anni. No, è del 2004. Dice, un bel testo di Nietzsche, un testo breve, dice che abbiamo giustificato la scienza per tre ragioni, tre motivazioni. La pura gioia della conoscenza, l'utilità sociale e infine la gloria di Dio, l'ordine armonioso della natura. E Nietzsche conclude il suo aforisma con queste parole, tre ragioni, tre errori. E mi sembra che nulla di più chiaro e più definitivo sia stato detto da un genio come dice. L'autore è questo Jacques Testard. Credo che il mercato della medicina di domani sia la fabbricazione dell'uomo senza qualità, come direbbe Musil. E questo c'ha ragione. Se noi continuiamo ad andare avanti con una medicina esclusivamente rimediativa attraverso strumenti forniti dal potere ideologico industriale, noi abbiamo come conclusione l'uomo senza qualità di Musil. Quella è la loro funzione, e poi questo concorre con gli interessi economici, finanziari e dei finanzieri che vogliono l'uomo automizzato, no? Automizzato, e vogliono l'uomo robot, no? Anche per espendere il lavoro, perché noi avremo una sottopresenza di una marea di persone sottoccupate, costrette a chiedere la carità o lavorare per 4 soldi pur di poter mangiare qualcosa. Perché? Perché vogliono i robot. Ma la robotizzazione della società è qui. Sono poche frasi, perché sono le frasi più interessanti. Come direbbe Musil, ovvero dell'uomo normale, dell'uomo che non si spinge troppo oltre, dell'uomo medio. All'inizio si tratterà di evitare tutto quel che è al di sotto della media, poi si potrà decidere di alzare un po' la norma. È un fenomeno completamente nuovo, non tanto il fantasma in se stesso, quanto i mezzi tecnici per raggiungerlo. Questo discorso ci porta a evocare l'eugenetica e della sua storia di antica tradizione, benché la parola appaia soltanto alla fine del XIX secolo. L'eugenetica può essere sia una cultura e una scienza per migliorare, e si può fare, ma è soprattutto, perché è lì che è entrato, perché la cultura scientifica serve soprattutto per creare chiavi per entrare nella vita degli altri con un sistema di dominio e di potere. Allora, da questo punto di vista, vi voglio far vedere due libri che dimostrano queste cose, l'ho fatto vedere più di una volta, però vi do la dimostrazione della malafede delle istituzioni assieme alla malafede totale di tutti coloro che dovrebbero curare e interessarsi alla salute dei concittadini e che invece ubbidiscono ciecamente agli interessi dell'industria. Dell'industria farmaceutica, in quanto industria accettata passivamente, una struttura di potere accettata passivamente, prima ancora di una presa di coscienza. Ma tu, questo
faccio una piccola deviazione. Ma se una persona ti trova una nuova terapia del tumore, a parte tutto il resto, ma se l'ha trovata, la devi per forza criminalizzare o non sarebbe meglio andare a vedere cosa fa quello? Ma nel momento in cui tu l'hai criminalizzato, no, e gli fai fare veramente la fine di Giordano Bruno, non è la stessa cosa concettualmente. Ma se tu, una persona che ci ha messo il cervello, ci ha giocato l'esistenza, ha trovato una soluzione, ma quello lo devi creare punti d'oro. Poi andrai a vedere se o no ha ragione o si è sbagliato, perché comunque la chemioterapia non è una terapia giusta. Come ho detto prima agli amici qui, la chemioterapia è un sistema di smaltimento di sostanze chimiche tossicodocive che invece di smaltirle a norma di legge, cosa che loro non fanno, che avrebbero potuto comunque, portarle lì in campagna, no? In campagna ci sono tante cose. Schiavone, Schiavone. Tranquillo, tanto è lì che è successo il famoso bombardamento di Taranto. Voi sapete dove è nata la terapia con la chemioterapia? Come è nata la chemioterapia? No. Con i ritrovamenti dentro al Mar Piccolo? No, prima. Allora, una nave contenente iprite, sostanza chimica messa al bando dopo il primo conflitto mondiale, assieme a tutte le altre sostanze chimiche nocive, per cui la guerra chimica era messa al bando, poi loro hanno fatto quello che hanno voluto, che la guerra chimica l'hanno fatta nel Vietnam alla grande, l'hanno fatta in Cambogia alla grande, l'hanno fatta in Libia alla grande, e poi hanno accusato l'unico che non l'avrebbe fatta e che era Saddam Hussein. Allora, cosa è successo? Che questi qui avevano, c'era una nave trasporto che era piena di iprite. Che doveva servire per bombardare le città italiane. Venuto a sapere dei servizi segreti, ci fu una spedizione di aerei tedeschi, siamo nel 44, partiti dalla Dalmazia, che hanno bombardato e hanno preso in pieno quella nave, da cui sono usciti fumi tossici, i quali hanno non so quante migliaia di persone, hanno ammazzato non so quante migliaia di persone, hanno messo tutto ovviamente a tacere, ma i morti ci stanno. Lì c'era un medico militare americano, il quale, notando l'effetto deleterio che l'iprite aveva sulle cellule umane, pensò bene di utilizzarla come farmaco antitumorale. Quindi l'origine storica della chemioterapia è questa, punto e basta. Si dirà, perché ha pensato a queste cose? Perché c'è l'istinto di sopprimere il più debole, che fa parte appunto della natura umana.